12 giorni di sport, competizione e festa. Si concludono qui ad Orano, in Algeria, i 19esimi giochi del Mediterraneo. Ecco un riassunto dei momenti e delle emozioni più belle di questo evento eccezionale. È quella italiana la delegazione che lascia Orano con il bottino più ricco. Gli sportivi tricolori hanno collezionato 48 ori, 50 argenti e 61 bronzi, chiudendo per la quinta edizione consecutiva ai vertici della classifica. L'Italia ha raccolto una cascata di medaglie, in particolare nel nuoto, 34, un successo di squadra ma anche individuale, come quello del nuotatore Matteo Rivolta, campione nei 100 metri farfalla, con record nella competizione e nella staffetta 4x100 mista. Sono contento del risultato. Ho passato un periodo piuttosto difficile negli ultimi mesi. Quindi sono soddisfatto del risultato di oggi e sono abbastanza fiducioso per il mio futuro. Chi ha insidiato la testa della classifica è stata la Turchia, che ha collezionato solo 3 ori in meno dell'Italia, brillando in particolare nel wrestling, nell'atletica e nel nuoto. Ma l'impresa l'hanno fatta gli atleti di casa. Hanno mancato l'ultimo gradino del podio per un solo titolo conquistato dalla Francia. L'Algeria ha chiuso con un numero record di medaglie raccolte nella competizione, 53, di cui 20 d'oro, facendo meglio di 21 anni fa in Tunisia. Uno dei campioni della competizione è il giovane judoka di Orano, Messaoud Redouane Driss, che ha trionfato incoraggiato dal suo pubblico. Per me è stato un grande onore. Ho ottenuto una medaglia d'oro, è stata una grande gioia. Il pubblico è venuto a sostenermi e incoraggiarmi. Anche i miei genitori erano presenti per l'occasione. A dare la carica necessaria agli atleti nazionali per poter brillare è stato sicuramente il caloroso pubblico, che ha partecipato con forza all'evento riempiendo gli spalti per tutte le gare. Un pubblico entusiasta, come abbiamo potuto verificare noi stessi. Tutto è magnifico, la gente di Orano ha un grande cuore. Non per niente abbiamo detto Orano nel cuore. Siamo i benvenuti, è magnifico. Quando diciamo giochi del Mediterraneo, diciamo Orano. Orano è generosità, è mediterraneo. Davvero una bella atmosfera, una bella solidarietà tra i popoli. E un grandissimo rispetto per gli stranieri, quindi ecco qua. Questi giochi sono i giochi che hanno segnato la storia dello sport algerino e mediterraneo, per non dire mondiale. Quello che è certo è che la seconda città dell'Algeria esce da questo evento arricchita nelle infrastrutture sportive, nell'esperienza in grandi eventi, ma anche nella celebrità entro il bacino del Mediterraneo. Ne è certo il presidente del comitato organizzatore di Orano 2022. Questi giochi apriranno una nuova pagina per Orano, sia in termini sportivi che in termini di turismo, perché molti partecipanti ora vogliono tornare a Orano come turisti e non più come atleti. La 19esima edizione ha chiuso i battenti come li ha aperti, con una magnifica cerimonia allo Stadio Olimpico. Sulle tribune 40.000 persone di tutte le età hanno assistito allo spettacolo, musica, balli, fuochi d'artificio e allegria, con le 26 delegazioni che hanno sfilato per l'ultima volta sulla pista di atletica. E tutto si è concluso con un passaggio di staffetta. Ecco fatto, i giochi del Mediterraneo sono finiti. La prossima edizione sarà a Taranto, in Puglia, nel giugno 2026. Nel frattempo non esitate a venire a visitare Orano e scoprire le mille sfaccettature di questa raggiante città.